spazio FMG per l'architettura di Iris Ceramica ed FMG Fabbrica Marmi e Graniti ospita per la prima volta la mostra internazionale Archizines. Mostra che il suo curatore Elias Redson ha sapientemente anticipato attraverso la creazione di un sito internet www.archizines.com che ha dato poi lo spunto alla creazione di una mostra vera e propria che si è svolta a Londra. Spazio FMG per l'architettura di Iris Ceramica ed FMG Fabbrica Marmi e Graniti per la prima volta nella sua storia e non a caso alla vigilia del suo quinto anno di vita accoglie una produzione esterna per dare forza ad una crescente internazionalizzazione del ruolo della nostra gallery in Italia ed in Europa. Inaugura infatti questa sera la mostra Archizines da un progetto di Elias Redson che ha recentemente prodotto ed esposto la stessa mostra in collaborazione e negli spazi dell'Architectural Association School of Architecture di Londra. Un'exhibition quindi, ma soprattutto un progetto di ricerca che nasce dalla forte passione del proprio curatore che raccoglie le pubblicazioni d'architettura più all'avanguardia a livello internazionale. 60 sono infatti i titoli esposti tra giornali, riviste rilegate, fanzine, pubblicazioni autoprodotte che provengono da 20 paesi differenti e che inquadrano la relazione tra l'uomo e l'ambiente costruito. Decidere di ospitare allo spazio FMG una mostra che abbiamo prodotto è una cosa totalmente nuova nella nostra storia. Siamo nel quinto anno, quindi ci possiamo concedere dei vizi. Però questa è una mostra speciale. Archizines, curata da Elias Redstone, è una mostra importante ed è un modo molto interessante e innovativo di guardare a cosa vuol dire pensare, produrre pensieri innovativi per l'architettura da qui al prossimo futuro. Quindi questa è una mostra sul pensiero del XXI secolo, il pensiero sul futuro. E portare qui il pensiero dell'architettura vuol dire parlare d'architettura, parlare di futuro ed è quello che noi abbiamo continuamente fatto. E ci sembrava interessante entrare nel nostro quinto anno, come dire, festeggiando oltre che i grandi progetti anche i grandi pensieri, perché senza pensiero non c'è progetto e oggi per pensare in grande bisogna avere grandi visioni. My name is Elias Redstone, I'm the curator of Archizines. The Archizines project began online in January 2011 with a website that showcased the new generation of architecture fanzines, magazines and journals from all around the world. Art direction was provided by Folk Studio in Barcelona, and the whole online project allowed magazines to start networking with each other and also attract a wider audience around the world for the publications. At the same time, the website provided awareness of the whole project, and suddenly publications were being sent in from countries I'd never visited before, and the collection grew very quickly. The exhibition was conceived in collaboration with the Architectural Association in London and launched in November 2011. Bedford Press from London published a catalogue to accompany the exhibition that profiles 60 publications that are in the exhibition today, as well as essays from contributors who are active in the field, publishers and editors from the publications themselves. The whole collection has been transferred to the National Art Library at the Victoria and Albert Museum in London. And while we're here in Milan today, the exhibition will go on tour to cities around the world, from New York and Paris to Dublin and Berlin. Dopo anni in cui la parola sembrava schiacciata in sterili descrizioni dei progetti o nella celebrazione di personalizzazione dell'architettura ed ancora fortemente limitata dall'emergere potente della rete, torniamo silenziosamente ad assistere alla rinascita del testo scritto e della critica aperta e trasversale per l'architettura. Sembrava che qualche anno fa le riviste dell'architettura fossero destinate a morire, in parte è vero, molte grandi testate hanno chiuso, stanno fallendo, forse semplicemente non hanno avuto la capacità di risintonizzarsi con un mondo che cambiava moltissimo, cosa che invece le nuove generazioni, per una questione di sopravvivenza e anche di nuova visione del mondo, hanno avuto, producendo riviste completamente nuove, formati, grafica, modi di pensare totalmente inediti e anche modi di commercializzarle che passano dalla rete, che passano dall'autoproduzione, che passano da
gruppi in cui, come dire, economia e cultura si combinano in maniera totalmente creativa e intelligente. Dà proprio la sensazione di cosa vuol dire pensare oggi qualcosa, pensarla insieme, condividerla, avere silenzio, avere tempo, avere un po' di calma e perdersi nei pensieri e nelle parole per immaginarsi i progetti che verranno. Ed è per questo che il progetto Archesine è arrivato a Milano e qui ce lo teniamo per un bel mese, con l'inizio del nuovo. Una mostra che ci racconta di un mondo generoso e necessario, costituito da buone idee e visioni che sono indispensabili per guardare in avanti. Thank you.